Buon pomeriggio a tutti. Prima di passare la parola al nostro relatore, grande amico di Festa di Scienza e Filosofia, perché ci onora della sua presenza tutti gli anni e tutti gli anni con degli interventi molto interessanti, ecco una piccola comunicazione di servizio e poi passo alla presentazione del relatore. Prova, ok. Quest'anno l'acqua minerale per i relatori è fornita dalle fonti di Sassovivo, storica acqua di Foligno che sgorga dalla Grotta dell'Orso nel Parco delle Fonti a Sassovivo, appunto. Imbottigliata fin dal 1930 è tornata fruibile quindi sulle tavole dei folignati dopo 8 anni di assenza, quindi i folignati ci tengono particolarmente a quest'acqua e noi, e noi lo ricordiamo. È ottima. Dopo questa insomma comunicazione passiamo al nostro relatore Piero Bianucci, che è uno scrittore e un giornalista scientifico, è editorialista del quotidiano La Stampa, uno dei principali quotidiani presenti qui in Italia, ideatore e fondatore di Tutto Scienze, un settimanale appunto di scientifico, e come vi dicevo è anche autore di libri ed è stato presente a Foligno, è presente a Foligno da diversi anni. Lo scorso anno ci aveva accompagnato in un viaggio dal titolo Leggere il futuro, leggere nel futuro. Quest'anno invece ci parla dell'illusione di vedere il cielo. Io quindi, dopo questa breve presentazione, lascio la parola al nostro relatore e buona conferenza. Grazie Maria, grazie a tutti voi di essere qui. Effettivamente credo sia la quinta edizione della Festa di Scienze e Filosofia che vedo e a cui partecipo, e ogni anno è un momento di ossigenazione intellettuale per me, perché incontro una quantità di persone interessanti che abitano qui, e sono tante, e che vengono qui in occasione della Festa di Scienza e Filosofia. Certo, spesso mi capita di essere molto imbarazzato nel prendere la parola, perché per esempio in questo momento io ho davanti a me la signora Maffei, che saluto, e come faccio a parlare di astronomia davanti a lei? Pensando alla grandezza di Paolo Maffei, a quanto ha fatto non solo nell'astronomia, ma nella divulgazione dell'astronomia. E con grande imbarazzo anche che davanti a Roberto Denti, a Guzzardi, eccetera, prendo la parola, perché sono persone che non dovrebbero essere qui ad ascoltare, ma da qualche altra parte a parlare, e tra poco difatti ci vanno. E comunque, insomma, io ci provo e ho messo come sottotitolo un pezzo del tema di quest'anno, da quale passato verso quale futuro, che sembra una cosa piuttosto lontana da quella che sto per raccontarvi, ma io credo di riuscire a dimostrarvi che non è così, perché partirò dal lontano passato, cioè da domande molto facili, che sono quelle che fanno i bambini. Vedete, io ho organizzato a Torino un museo per bambini dai 5 agli 11 anni che si intitola Perché? Perché è scritto con la X, la K, la E e ha il punto interrogativo rovesciato, però, come mettono gli spagnoli all'inizio, perché l'idea di questo posto è esporre i bambini a cose che li stupiscano, con un punto interrogativo capovolto. E in questo posto si parte dalle loro domande, che sono anche appese fuori, qui lo vedete il laboratorio, poi c'è questo punto interrogativo che ho fatto dipingere su un muro. Siamo vicini alla Mola Antonelliana, siamo vicini al Museo del Cinema a Torino, a 50 metri dal Museo del Cinema. E i bambini fanno queste domande qui: perché l'acqua bagna? Non lo so, ci ho pensato varie volte, ma non mi è chiaro perché l'acqua bagni, nemmeno credo ai chimici è del tutto chiaro. Beh sì, sappiamo
la tensione superficiale, sappiamo tante cose, le micelle, sappiamo tante cose, però non è così semplice. Perché il fuoco scotta? Beh, intanto scotta relativamente a che cosa? Però i bambini queste domande fanno, perché la luna cambia forma? Questa è una risposta molto precisa, ma provate a dargliela a un bambino. Vedrete che non lo sapete, lo sapete, ma non lo sapete così bene da spiegarglielo. Bisogna sapere le cose 10 per spiegare 1. Questa è una cosa che si scopre perché d'estate fa caldo. Molti ti rispondono, ma adulti, maturi, beh, perché la Terra è più vicina al Sole, che non è ovviamente la risposta giusta, perché il mare si muove, chi lo sa. Vabbè, insomma, partiamo da queste domande qui e proviamo a vedere come ci siano delle nozioni molto elementari sulle quali non abbiamo potuto riflettere a sufficienza e che non sono poi così elementari se andiamo a riesaminarle. Poi cercheremo di trarre da queste nozioni elementari una lezione che va verso il futuro. E non è un futuro della scienza, perché queste cose si è risposto scientificamente da tanto tempo, ma è una visione futura della, diciamo, filosofica, cioè un modo nuovo di guardare a questo mondo che forse ci può dare anche qualche indicazione politica su come progettare questo mondo, quali strategie mettere in atto per questo mondo. Allora, il tempo passa inesorabilmente, mi ricorda questa meridiana, e quindi è un avvertimento che ho messo innanzitutto per me stesso, ma anche come vostra rassicurazione. Passerà inesorabilmente questa mezz'ora, tre quarti d'ora di chiacchierata, vi rassicuro. Però so che molti di voi devono alzarsi per andare ad altre conferenze. Fatelo tranquillamente, non c'è nessun problema. È chiaro che è così, ci sono troppe cose interessanti da sentire, io sono già contento di avervi avuto qui per questi minuti. Allora, la meridiana è un orologio, una sorta di orologio solare, ed è l'orologio più ingombrante che io conosca, perché per fare una meridiana ci vuole una stella, il Sole, ci vuole un pianeta, la Terra, un'orbita a circa 150 milioni di chilometri dal Sole, poi ci vuole un pianeta un po' particolare, che abbia una sua inclinazione, per esempio rispetto al piano dell'orbita, di 23 gradi e mezzo. E, insomma, c'è tutta una serie di meccanismi, di ingranaggi di questo orologio che noi non vediamo. Noi vediamo soltanto il quadrante di questo orologio, questo microscopico quadrante dipinto su un muro. Attenzione, l'ora che indica questo orologio è l'unica ora vera che esista, perché tutte le altre sono ore convenzionali. Possono essere misurate dal più preciso degli orologi atomici del mondo, e l'ultima versione di orologio atomico, che è un orologio ottico, messo a punto un mese fa dall'Istituto Nazionale di Metrologia di Torino, l'INRIM, che ha fuso in se stesso anche il famoso Galileo Ferraris che dava il segnale orario, l'orologio più preciso del mondo adesso spacca il miliardesimo di secondo, 10 alla meno 18 secondi, al punto che dal Big Bang ad oggi sbaglierebbe di un secondo circa, ma non è così preciso come questo, perché questo indica esattamente l'ora che c'è lì, in quel punto dove voi vedete un po' di luce in mezzo all'ombra rotonda con i raggi intorno. Quella è l'ora, certo è l'ora solo di quel punto lì, se voi vi spostate di 5 centimetri non è più quell'ora lì. Però quella è l'ora vera dal punto di vista astronomico e geografico di quel luogo. Allora, secondo me questo è un orologio ingombrante, ma è rimasto il più preciso di tutti. Domanda, chi si ricorda di queste cose guardando una meridiana? Chi si stupisce, come secondo me un bambino dovrebbe stupirsi davanti a una meridiana? Ecco, io vorrei che voi vi stupiste un poco davanti a queste cose. E guardate che non vi sto raccontando una cosa del tutto né originale né banale. Non è originale perché questo, che è un filosofo, Roberto Casati, un filosofo che si occupa di scienze cognitive e, come vedete, ha un curriculum importante, insegna a Parigi, all'École Normale Supérieure. Ecco, Casati si è fatto questa domanda: dov'è il sole di notte? Che è quella tipica dei bambini, che non vedendo più il sole, vedendo che cala sotto le nuvole, dico: e dove va? Dove va? Non è il sole che sta andando, ma adesso noi questo lo sappiamo, è la Terra che sta girandosi dall'altra parte. Però, ecco, dov'è il sole di notte è la tipica domanda a cui noi non rispondiamo più, perché pensiamo quella teorica risposta culturale, scientifica, di averla, e l'abbiamo, ma non la possediamo veramente, perché non viviamo quella risposta dentro la nostra vita quotidiana. E la risposta invece quotidiana è quella tolemaica, cioè il sole sta scendendo sotto l'orizzonte, il sole se ne va, e se ne va da ovest verso cosa? Verso ovest, noi pensiamo, no?
da est verso ovest. No, non è così, sta andando da ovest verso est, però scende sotto l'orizzonte ovest. È esattamente il contrario, perché la Terra, il Sole, noi lo vediamo spostarsi in una direzione che è esattamente l'opposto a quella reale, tra virgolette, non reale, perché è dovuta alla rotazione della Terra. Tutte cose ovvie, però se voi cominciate a pensarci, da un lato un po' vi si confondono le idee ed è segno che non erano chiare. Dall'altro lato cominciate a prendere una padronanza, una sicurezza del vostro posto nel mondo che prima non avevate. Allora questo Roberto Casati ha scritto questo bellissimo libro che è Dove il sole di notte, dove racconta proprio, risponde a queste domande semplicissime che diventano molto complicate se uno le esamina attentamente. Allora che cos'è la notte? La notte è l'ombra della Terra, nessuno ci pensa mai, ma quando noi siamo nella notte siamo entrati nel cono d'ombra della Terra, non siamo lontani dalla Terra, siamo sopra la Terra, ma siamo dentro la sua ombra. La sua ombra incomincia lì. E quando c'è un'eclisse totale di Luna, noi vediamo dove va a proiettarsi quest'ombra, in quel caso sulla Luna piena. Ma la percezione che la notte è l'ombra della Terra, che noi entriamo nell'ombra della Terra, è molto potente, secondo me, se uno ci riflette. Perché se no la notte diventa una cosa ovvia. La notte è piccola per noi, cantavano le Chiese. La notte è una cosa immensa. Cioè è l'ombra di questo pianeta. È l'ombra di questo pianeta. E questo anche non mi sembra una cosa da poco. Poi ci possiamo domandare, ma allora dov'è realmente il Sole? Beh, allora qui vorrei dirvi che noi vediamo il Sole quando è già sceso sotto l'orizzonte, non c'è più, ma noi continuiamo a vederlo. E lo vediamo prima che sorga sull'orizzonte, perché esiste un fenomeno che è la rifrazione atmosferica. Anche questo è un fenomeno banale, tutti sappiamo che se abbiamo un recipiente di vetro e ci mettiamo dentro un bastone, il bastone sembra storto, perché quando la luce passa da un mezzo meno denso a uno più denso o viceversa, l'indice di rifrazione dei due mezzi cambia e quindi la direzione in cui la luce, noi vediamo propagarsi la luce, cambia. È una cosa, un fenomeno banale, assolutamente banale, però è un fenomeno talmente importante che porta una deformazione a quello che noi vediamo il cielo. Per questo il titolo è l'illusione di vedere il cielo. Noi non vediamo mai il cielo, vediamo sempre una illusione del cielo, e adesso ne esamineremo qualcuna di queste illusioni. Il sole non è lì dove lo stiamo vedendo in questa foto, è già sotto l'orizzonte, noi siamo già nell'ombra della Terra, però stiamo vedendo il sole. E questo è un giochino della rifrazione, di questo fenomeno fisico che è la rifrazione, perché la luce del Sole deve entrare nell'atmosfera terrestre, arrivando dal vuoto dello spazio, potremmo sottilizzare sul fatto che non è proprio vuoto, entra nell'atmosfera, trova strati di densità via via diversi, quindi subisce tutta una serie di deviazioni via via maggiori col passare degli strati via via che diventano più densi, e alla fine, quando i raggi arrivano a noi, il Sole non c'è più. Non c'è più perché la rifrazione ha questa entità, l'orizzonte è di 35 primi e mezzo, il diametro apparente del Sole è al massimo intorno ai 32 primi e quindi il Sole può essere tranquillamente tutto sotto l'orizzonte, non lo vediamo tutto intero sopra l'orizzonte, ma c'è un'altra illusione. Attenzione, quella luce è partita 8 minuti e 20 secondi prima di arrivare ai nostri occhi. Quindi il Sole non è lì per due motivi almeno, e quello che incide di più è la velocità della luce. Ma noi questo non lo pensiamo, cioè noi non ci rendiamo conto che stiamo parlando di un messaggio che è partito da quella stella che chiamiamo Sole, ha viaggiato a lungo, eppure andando alla velocità di 299.770 km, insomma diciamo arrotondiamo 300.000 km al secondo, pur viaggiando a questa velocità incredibile che permetterebbe di fare il giro della Terra all'equatore in 7 volte in un secondo, ebbene ci ha messo più di 8 minuti per arrivare fino a noi. E in 8 minuti il Sole si è spostato di 2 gradi, 4 volte il suo diametro apparente. Quindi una differenza è dovuta di circa mezzo grado è dovuta alla rifrazione, e una differenza 4 volte più grande è dovuta alla velocità della luce. Noi non stiamo guardando il Sole, ci stiamo illudendo di guardare il Sole. Il cielo che guardiamo è illusorio anche quando guardiamo un fenomeno banale, ma non è banale, lo sappiamo che è carico di emozione come il tramonto del Sole, e sappiamo quanto sia emozionante la differenza tra l'alba e il tramonto. C'è una differenza immensa. Provate ad alzarvi una volta a guardare il sorgere del Sole. Anche lì
dovrete tenere conto delle cose che vi ho raccontato, perché anche lì naturalmente non c'è la simultaneità di quello che vedete con quello che sta succedendo, però anche lì vedrete che dal punto di vista emotivo c'è differenza tra vedere una cosa che esce fuori e una cosa che scompare, è la differenza tra la vita e la morte, è un'emozione profondissima. E guardate che la scienza è fatta anche di emozioni, anzi io vivo la scienza attraverso le emozioni che mi dà, e credo che sia anche uno dei modi più sicuri per trasmettere la passione per la scienza, dare l'idea di queste emozioni connesse. Poi ci sono le sciocchezze connesse anche con questo, la superluna, Blue Moon. Domani forse vi parlerà Luciano Ragno, che ho ritrovato, che è un carissimo vecchissimo amico, vi parlerà di bufale. Beh, questa è una bufala, anche questa. La superluna non esiste, io non so chi se la sia inventata. Sicuramente un giornalista, perché soltanto un giornalista può combinare un pasticcio simile. Non esiste la superluna. Posso parlare male della categoria, vero Luciano? Sì, sì, è lecito. Noi possiamo farlo perché parliamo male di noi stessi. Bene, allora, noi in qualche giornale, qualcuno di noi, non noi due siamo innocenti, attenzione, qualcuno si è inventato la superluna. Che cos'è la superluna? Non esiste. Ogni tanto noi vediamo la luna all'orizzonte particolarmente grande. Allora, questo intanto succede tutti i mesi se la luna piena coincide con il perigeo della luna, cioè con la luna al punto più vicino alla Terra. Questo fa sì che la luna sia un po' più grande, ma perché la sua distanza varia tra 400.000 chilometri e 356.000, quindi è chiaro che quando è più vicina è un poco più grande, però è una percezione non facile da avere per un profano. Noi appassionati di astronomia, noi astrofili ce ne rendiamo conto, ma la gente normale non percepisce questa differenza. C'è un altro fenomeno che invece incide molto, ed è il fatto che la Luna all'orizzonte ci sembra, ma questo è un inganno cognitivo del nostro cervello, ci sembra più grande, e ci sembra più grande non solo la Luna, ma provate a guardare l'Orsa Maggiore quando si leva dall'orizzonte, quando lambisce l'orizzonte, provate a guardare qualunque cosa vicino all'orizzonte, vi può sembrare più grande, perché il nostro cervello sta elaborando l'immagine, vedremo che il nostro cervello fa un continuo Photoshop di quello che noi vediamo intorno a noi, e il nostro cervello ci sta dicendo, attenzione, stai guardando, che è sicuramente molto lontano, ti sembra piccolo perché è lontano, ma guarda che le case, le colline da cui sta uscendo la luna sono molto più vicine, e allora il nostro cervello automaticamente ci ingrandisce psicologicamente l'immagine della luna. È un'illusione molto nota, e qui la potete verificare, è l'illusione di Ponzo. Mario Ponzo è stato uno psicologo della Gestalt che ha studiato questi fenomeni, e qui vi faccio vedere due esempi in cui il meccanismo cognitivo che viene ingannato, il nostro meccanismo cognitivo che viene ingannato, è esattamente lo stesso della Luna. Ma io vi dicevo prima, qui ci sono due inganni. Uno è che non esiste la superluna. Certo, può esserci la Luna più grande e più vicina, ma prevalentemente è il fenomeno della Luna all'orizzonte, e quello c'è tutte le volte che la Luna piena esce dall'orizzonte, quindi c'è tutti i mesi, non è un fenomeno raro, mentre la superluna viene presentata come una eccezionalità dai giornali. Poi la Luna ogni tanto viene presentata come una blue moon, e il fenomeno è stato descritto sulla rete 1 della RAI come un fenomeno interessantissimo, per cui la Luna appare azzurra, e nel gennaio scorso c'è stata una blue moon, e è stato detto, dato che era una blue moon che coincideva con una luna piena che era in eclisse, e in eclisse la luna assume la cosiddetta colorazione cuprea, cioè diventa color rame scuro, la giornalista del TG1 disse, e la cosa straordinaria è che sarà blu, ma sarà anche rossa nello stesso tempo, che è una cosa ancora più improbabile per certi versi. Cos'è la blue moon? La blue moon è un modo di dire americano che nasce da un calendario agricolo in uso nel Middle West degli Stati Uniti alla fine dell'Ottocento. I contadini superstiziosi seminavano, raccoglievano in base alle lune, e quindi i calendari riportavano con molta evidenza le fasi lunari. Ora, può capitare che in un mese ci siano due lune piene, perché la lunazione, contando anche il moto della Terra, eccetera, dura 29 giorni e mezzo, in realtà 27, però poi deve recuperare perché la Terra nel frattempo si è spostata, tutte cose che non vi racconto, ma anche quelle fanno parte delle illusioni del cielo.
ogni 29 giorni e mezzo c'è la luna piena, questo è quello che ci interessa. Dato che i mesi sono di 30, a parte febbraio, nei mesi non negli anni non bisestili, sono o di 30 o di 31 giorni, è una cosa abbastanza normale che ci siano due lune piene in un mese, perché 30 e 31 sono tutti e due più grandi come numeri di 29 e mezzo. Quindi due lune in un mese può capitare. Però certo, nella sfasatura di tutto quanto non è frequentissimo, capiterà in media ogni due anni, ogni anno e mezzo. Ecco che gli americani, i contadini americani, si sono inventati i mesi della Blue Moon, quelli che hanno due lune piene, che sono un problema per i contadini superstiziosi, perché non sanno bene in quale luna sono. La cosa è totalmente irrilevante dal punto di vista scientifico, però molti contadini tengono conto di queste cose. Conclusione. Blue Moon, essere nel mese di Blue Moon vuol dire, è quello che noi usiamo come motto, come modo di dire, è una cosa che capita ogni morte di vescovo. Gli americani dicono è una cosa che capita ogni Blue Moon, cioè raramente. Non c'è nulla di blu, nulla di azzurro nel Blue Moon, è un modo di dire, però non è stato capito qui. E ecco che abbiamo i mesi di Blue Moon, magari di superluna, anche in eclisse. E questa è la Blue Moon come viene presentata in televisione, ben azzurrata, Photoshop fa miracoli, no? E questa è la luna in eclisse, invece la colorazione cuprea della luna in eclisse. Come poi si possano mescolare questi due colori sulla luna rimane un mistero. Adesso cambiamo argomento, altra illusione del cielo. Questa illusione ce l'abbiamo tutti, cioè che le stelle sono là lontanissime e intangibili. Noi non possiamo, come fanno i bambini a volte, cercare di prendere una stella né cadente né lassù. Questa è un'illusione solo parzialmente, perché intanto mentre noi cerchiamo di acchiappare la stella sta toccando noi. La stella sta facendo il solletico alla nostra retina con una fila sottilissima di fotoni che sono partiti da quella stella. Hanno viaggiato per anni luce attraverso lo spazio e quel raggio di luce, che è un oggetto fisico, che la stella oggetto fisico ha emesso, arriva a toccare un oggetto fisico che è la mia retina in quell'istante stesso. E la retina è un pezzo del mio cervello che si è modificato per essere sensibile alla luce. E quindi la stella mi sta toccando. Io non la posso toccare, ma lei tocca a me. E quel solletico che lei fa al mio occhio è all'origine di tutta l'astronomia, è all'origine di gran parte della scienza. Meno male che c'è quel solletico, stupiamoci di quel solletico, perché è un solletico meraviglioso. Le stelle sono intangibili, ma ci toccano. E poi c'è un'altra illusione, che il cielo sia qualcosa di contemporaneo. Noi siamo lì sotto il cielo, lo guardiamo e il cielo è lì e sta vivendo lo stesso istante che stiamo vivendo noi. Questa è un'illusione notissima, tutti passiamo velocemente, perché non è così. Naturalmente ogni stella è a distanza diversa dalle altre che ci sono intorno e quindi la luce è partita in istanti diversi. E quindi se noi guardiamo la costellazione di Orione, guardiamo Betelgeuse, che è la stella rossa che sta in alto sulla spalla di questo cacciatore, che è Orione, un cacciatore meteorologico, vediamo che Betelgeuse si trova a 1376 anni luce, quindi stiamo guardando un'epoca che è di poco posteriore all'egira, alla fuga di Maometto. Stiamo guardando nel profondo Medioevo, in realtà. Stiamo guardando Betelgeuse, ma vediamo un pezzo di Medioevo. Quella luce è partita. E se guardiamo Rigel, stiamo guardando invece il medio Medioevo, siamo nell'epoca di San Francesco, a occhio e croce, no? Quindi anche lì un'epoca molto diversa, eppure una stella che è a poca distanza apparentemente da Betelgeuse. Se voi mettete una mano così è a meno di una spanna da Betelgeuse. E poi Bellatrix, con quella invece andiamo a finire ancora in un'altra epoca e così via. E se guardiamo Sirio, guardiamo il 2009, cioè guardiamo un'epoca molto, molto recente, no? E quando vedo dei bambini che hanno 5-6 anni, gli dico non hai ancora una tua stella praticamente, perché nessuna stella che quando tu sei nato fosse in cielo ha ancora avuto tempo di raggiungerti. E poi queste stelle, se erano lì in epoche diverse,
non sono lì adesso e si sono mosse nel frattempo, e quindi un'altra illusione è che le stelle stiano lì. Non solo guardiamo in tempi diversi, guardiamo in posizioni diverse. Queste stelle nel frattempo si sono mosse, qui vedete come si deforma in 100.000 anni l'Orsa Maggiore, altra illusione. Non sappiamo dove erano, non sappiamo dove sono, non sappiamo dove saranno quando guardiamo il cielo pensando che sia un'immagine simultanea. E poi la relatività ci ha messo ancora più in imbarazzo, perché tutte queste stelle, abbiamo visto, si muovono, ma noi sappiamo dalla relatività speciale, dalla relatività ristretta del 1905 di Albert Einstein, sappiamo che tra un orologio in movimento e un orologio immobile il tempo scorre, mettendoli in relazione tra di loro, il tempo scorre in modo diverso. Su un razzo molto veloce il tempo rallenta, il famoso paradosso dei gemelli, che poi è raccontato in un modo non proprio rigoroso il più delle volte, però insomma diciamo che a livello divulgativo ce lo possiamo far piacere così com'è. E allora queste stelle, ognuna di quelle stelle che ha una velocità diversa dalle altre, il tempo scorre con ritmo diverso, e questa è un'altra grande illusione. E poi c'è un altro problema ancora, che c'è la relatività generale. La relatività generale, che del 1916, ci racconta che lo spazio è curvato dalle masse che sono distribuite nello spazio medesimo. Quindi questa luce ha probabilmente seguito un percorso curvilineo, non rettilineo come di solito ci immaginiamo. E quindi ha percorso una strada probabilmente più lunga della semplice distanza di quella stella, e soprattutto se la curvatura è rilevante, noi parliamo qui di un universo vicino, quindi è irrilevante, ma se guardiamo una galassia lontana, la curvatura può essere molto rilevante e noi possiamo vedere la galassia lì, ma la galassia essere là. Quindi, e non perché si sta spostando, proprio perché lo spazio è distorto e la luce ha viaggiato in una distorsione dello spazio. Quindi le due relatività ci hanno svelato altre due illusioni che noi abbiamo quando guardiamo il cielo. E queste sono le due relatività. Ogni stella ha il suo tempo, perché si muove a una certa velocità, e ogni stella fa viaggiare la sua luce attraverso le deformazioni dello spazio. La luce comunque porta una quantità enorme di messaggi, e qui vediamo lo spettro elettromagnetico. Dobbiamo pensare che è tutta luce. È luce quando parliamo di raggi gamma, è luce quando parliamo di raggi X, è luce ovviamente nell'ultravioletto e nel visibile, questo lo sappiamo, nell'infrarosso, è luce quella delle onde radio, sono lunghezze d'onda diverse, ognuna ci rivela un pezzo di universo diverso. E questa è stata una delle grandi avventure dell'astronomia degli ultimi 50, diciamo 100 anni, poco per volta si sono aperte tutte queste finestre. La finestra nell'infrarosso vicino, l'ha aperta Paolo Maffei, tanto per dirne una. Avete qui a due passi da voi avete la famiglia della persona che ha aperto questa finestra, farci vedere il cielo nell'infrarosso, in una luce che i nostri occhi non vedono, ma che le lastre fotografiche possono vedere e possono rivelarci. Ma poi ci sono state tante altre cose. L'abbiamo visto il cielo nell'ultravioletto, l'abbiamo visto nelle onde radio, quello era cominciato prima, anni 30, no? Con Jansky era cominciato addirittura, e poi con Reber e altri. E poi si è aperto il cielo dei raggi X, quando qualcuno ha imparato a fare telescopi per raggi X. E qui c'è un altro nome italiano, che è quello di Bruno Rossi, che ha avuto l'idea, e poi quello di Giacconi, che l'ha realizzata. I telescopi per raggi X risalgono a due fisici italiani. Giacconi ha anche preso il Nobel, Bruno Rossi l'avrebbe meritato, non l'ha avuto. Bene, e poi ci sono i raggi gamma, e quelli li dobbiamo alla Guerra Fredda, perché per controllarsi reciprocamente le due superpotenze negli anni 60 hanno lanciato dei satelliti sensibili ai raggi gamma. I raggi gamma sono emessi dalle esplosioni nucleari, quindi per controllare che i trattati nucleari venissero rispettati si sono messi in orbita questi satelliti. I satelliti non hanno visto esplosioni di bombe perché i trattati venivano rispettati, ma hanno visto dei raggi gamma da dove venivano, dallo spazio, e si è incominciato a vedere lo spazio, l'universo nei raggi gamma, e alcuni dei fenomeni più violenti dell'universo emettono raggi gamma. Una nuova finestra che si apriva
quando noi guardiamo il cielo abbiamo l'illusione di vedere un universo che emette luce. Errore, in realtà l'universo che emette luce è una piccolissima minoranza rispetto a tutto il resto. Naturalmente la luce ci rivela anche tutta la chimica delle stelle, ma questo ci porterebbe troppo lontano, e dobbiamo pensare che l'universo, noi lo guardiamo anche quando lo guardiamo nella luce visibile con il telescopio Hubble, non è quello che vediamo noi dalla Terra, ma è un universo, per così dire, digitalizzato. Noi abbiamo una percezione della visione come di un continuo. Non è così esattamente. Attenzione, qui ci sono di nuovo due illusioni che si sommano. La nostra visione, quella con cui mi state guardando, con cui io vi sto guardando, in realtà è digitalizzata, perché la nostra retina è fatta di circa 100-120 milioni di bastoncelli e 6 milioni di coni. Sono i due tipi di cellule, i 6 milioni di coni sensibili ai colori, i 100-120 milioni di bastoncelli sensibili alla luce in bianco e nero. Quindi questa immagine in realtà è un insieme di 130 milioni di pixel, quella che io ho di voi, però ho la sensazione che sia un continuo. Nel caso di Hubble sicuramente sono tutti pixel, perché il sensore di Hubble è un CCD come quello che avete nel telefonino, come quello che avete nelle camere fotografiche, e quindi lì cosa saranno? Nella migliore delle ipotesi 15-18 milioni di pixel, non di più. Quindi è una visione, è un puzzle quello che vi fa vedere Hubble, e voi guardate quel puzzle con un altro puzzle che è quello che abbiamo nella nostra retina. È una duplice illusione. In più abbiamo il fatto che Hubble raccoglie molta più luce del nostro occhio, ovviamente, ma quello lo sappiamo, non è un'illusione. Il prossimo telescopio spaziale, che è Webb Space Telescope, guarderà il cielo nell'infrarosso, nel vicino infrarosso, quello che esplorava Paolo Maffei, e sarà un telescopio di 6,5 metri, e quindi molto più grande dei 2,40 metri di Hubble, però non ci farà vedere il cielo nella luce visibile, ce lo farà vedere nel vicino infrarosso, che è la luce che emette in qualche modo anche un termosifone. Se voi foste dei crotali, dei serpenti come i crotali, entrando in una stanza perfettamente buia ma con il termosifone acceso, la vedreste illuminata dal termosifone. Il crotalo entra e vede un lampadario, ma non è il lampadario, è il termosifone, per lui è un lampadario. Per questo telescopio sarebbe un luminosissimo lampadario, perché ha una sensibilità estrema. E qui sono i vari strumenti che si usano per esplorare l'universo nelle varie finestre che elencavamo. E qui vi volevo far vedere, adesso poi rapidamente arriviamo anche alla fine, vorrei rassicurarvi. Qui vediamo per esempio la nebulosa del Granchio, sulla quale abbiamo imparato quasi tutto quello che sappiamo dagli anni 60 in poi. Qui la vedete in varie lunghezze d'onda, prima nelle onde radio, poi la vedete nell'infrarosso, poi la vedete nel visibile, la vedete nell'ultravioletto, nei raggi X e nell'alta energia dei raggi X, che è al confine con i raggi gamma. Quindi vedete come cambia aspetto a seconda della finestra dalla quale andiamo a vederla. E poi c'è la distorsione spaziale, quella che vi dicevo prima. Questa è una lente gravitazionale. Guardate, quando Einstein scrisse, le lenti gravitazionali erano implicite già nella relatività generale, al punto che la prova sperimentale della relatività generale, a parte lo spostamento del perielio di Mercurio che era noto prima, dopo la relatività generale, che è del 1916, nel 1919 c'è un'eclisse totale di Sole. Eddington va a fotografare il cielo intorno al Sole eclissato e dimostra che le stelle che erano le Iadi nella costellazione del Toro, le stelle che fanno da sfondo all'immagine dell'eclisse, hanno i loro raggi spostati dal campo gravitazionale del Sole. È una prova importantissima della relatività generale, quella che dà a Einstein una fama mondiale. Bene, quindi le lenti gravitazionali erano state viste, quella era la lente gravitazionale del Sole, no? Però quando nel 1936 Einstein scrisse un piccolo saggio sulle lenti gravitazionali, sulla possibilità di osservarle in generale nell'universo, lui si dimostra estremamente scettico. Dice, sì, dal punto di vista della teoria sarebbe così, ci dovrebbero essere le lenti gravitazionali, ma dubito che mai l'uomo riuscirà a vederle. Oggi loro, gli astronomi, usano le lenti gravitazionali come il normale complemento dei telescopi a terra e nello spazio. Cioè, se non ci fossero lenti gravitazionali, noi non vedremmo le galassie più lontane. Le galassie
umane, la loro luce viene avvicinata, ingrandita da lenti gravitazionali e poi i nostri telescopi captano questa luce. Ma se non ci fossero quelle lenti noi non vedremmo niente al di là. Quindi noi stiamo usando un telescopio che io definirei il telescopio di Einstein, telescopio che è fornito dalle lenti gravitazionali che lui aveva scoperto poter esistere e aveva, come dire, creduto che non fossero utilizzabili, perché andava addirittura al di là della sua più rosea aspettativa. Però qui vedete delle galassie distorte da lente gravitazionale. Fino al 2 maggio potreste andare a Torino a vedere la mostra L'infinita curiosità che abbiamo curato Enzo Barone, che è qua tra l'altro per delle conferenze, ed io, ed è una mostra in cui c'è una lente gravitazionale simulata, ci sono tanti esperimenti per la gente, per quelli come noi che non sono scienziati ma che possono attraverso questi esperimenti capire come funzionano le cose. C'è una lente gravitazionale in cui voi vedete il vostro viso che gradualmente diventa un cerchio, un anello di Einstein, e poi si apre un grande vuoto in mezzo e lì ho scoperto che la mia testa è completamente vuota, c'è un buco nero in mezzo alla testa. Ma questo succede anche agli altri visitatori, quindi poi uno si rassicura dopo. Bene, tutte le luci del cielo sono storte, scrisse il New York Times dopo la famosa eclisse. E poi il cielo ci parla anche con delle particelle che continuamente ci toccano ma noi non vediamo e non sentiamo. 50 miliardi di neutrini ogni centimetro quadrato del nostro corpo dovrebbe sentire ogni secondo, perché noi vediamo ogni centimetro quadrato del nostro corpo è attraversato da 50 miliardi di neutrini, non li sentiamo. Moltissimi muoni prodotti dai raggi cosmici primari ci attraversano, non lo sentiamo. Insomma, anche lì succedono grandi cose che noi nella nostra illusione di guardare il cielo pensiamo che non esistano, e anche quella è un'illusione negativa, non un'illusione di vedere o di sentire, ma l'illusione di non sentire, e invece dovremmo essere toccati da queste cose, sapere che ci stanno toccando. E difatti al laboratorio del Gran Sasso queste cose si vedono e si toccano, e qui nei ghiacci dell'Antartide questi sono i neutrini più energetici che siano mai stati osservati. I neutrini lasciano delle tracce molto evidenti. E poi c'è l'ultima finestra che si è aperta molto recentemente, l'annuncio è del 12 di febbraio del 1916, le onde gravitazionali. Anche le onde gravitazionali sono un modo con cui l'universo ogni tanto ci produce dei lievissimi terremoti, ma molto molto lievi. Guardate, le onde gravitazionali finora registrate hanno la capacità di imprimere un'oscillazione che è pari a un millesimo del diametro di un protone. Un protone è 10 alla meno 15, un millesimo è 10 alla meno 18. Quindi un millesimo è 10 alla meno 18 metri, un millesimo di un protone. E però adesso le nostre antenne riescono a percepire queste piccolissime oscillazioni. Purtroppo tutte queste cose bellissime che ci illudono, tutte le illusioni svaniscono prima o poi. Quello che sta facendo svanire queste illusioni, questi nostri errori cognitivi, è l'inquinamento luminoso. E qui vedete la Terra in un montaggio fotografico, quanto è illuminato ormai di notte. In tutti questi posti che vedete così illuminati è diventato difficile vedere il cielo. Questa è l'Europa, questa è l'Italia. E questa è l'Italia come sarà nel 2025. Guardate, l'inquinamento luminoso raddoppia ogni 10 anni. Nel 2025 praticamente anche le stelle di prima grandezza non saranno più visibili. Vedremo ancora i pianeti, sì e no, Giove, Marte, quando è molto vicino, Venere. E questo è l'inquinamento luminoso come sta procedendo. $1 miliardo in energia sprecata per cancellare il cielo. Pensate che delitto, pensate che delitto, con tutto gli annessi connessi, disturbi ai bioritmi, eccetera. E questa storia io non ve la racconto, però Primo Levi l'aveva intuita, in Vizio di forma, in questo racconto che è intitolato Visto da lontano, degli abitanti della Luna all'inizio del secolo incominciano a vedere irradiarsi da certi luoghi terrestri, che sono poi le metropoli, ma loro non lo sanno, Parigi, Londra, vedono Roma, vedono irradiarsi delle piccole ragnatele di luce. È l'illuminazione pubblica che sta sorgendo. Quindi Primo Levi nel 71, ma il racconto è del 67, aveva visto l'inquinamento luminoso, ma capovolgendo il punto di vista, guardandolo come se lui fosse stato un selenita. E lo trovo meraviglioso. Noi adesso
per sapere come il cielo dobbiamo andare nei planetari, che va benissimo dal punto di vista didattico, va benissimo, ma non è il cielo, è un'illusione di un'illusione. E questo è il planetario di Milano, che io trovo sempre molto affascinante. Tutta la luce del cielo, tutte le stelle del cielo equivalgono a 83 milionesimi di candela per metro quadrato. È una luce debolissima quella che ci arriva dal cielo, basta pochissimo a cancellarla. Noi stiamo cercando di guardare dei fiammiferi sullo sfondo di un incendio, per forza non riusciamo a vederlo, non riusciamo a vedere le stelle. E qui queste cose le saltiamo perché ci porterebbero troppo lontani, e lontani come tempi soprattutto. E vi faccio vedere una lampadina, la lampadina che è accesa da 117 anni, questa lampadina ancora incandescenza, che sarebbe proibita adesso nell'Europa, dell'Unione Europea, perché come sapete le lampadine incandescenza, che sono fortemente energivore, sono delle stufe in realtà, più che lampadine esprimono tutta la loro energia sotto forma di calore, adesso vengono sostituite dai LED, il che va anche bene, c'è un grande risparmio energetico. E Nakamura, che ha preso il Nobel per i LED, per i LED blu in particolare, ha fatto questi calcoli e ci dice quanto fanno risparmiare. Nel 2020 potremmo avere 60 centrali nucleari di meno sostituendo l'illuminazione a incandescenza con l'illuminazione a LED, o anche l'illuminazione a fluorescenza, che è già meglio di quella a incandescenza. Ma attenzione, queste sono le previsioni di Nakamura, arriveranno poi anche i diodi laser, però questa è una pubblicazione del 25 aprile 2018, pochi giorni fa. Questa previsione questa pubblicazione presenta uno studio secondo il quale c'è una correlazione, adesso poi bisognerà capire meglio, c'è una correlazione tra la luce artificiale che va verso l'azzurro dei LED di ultima generazione e i tumori del seno e della prostata. È tutto da dimostrare, sarei estremamente cauto su questo, però c'è uno studio che dice questo di pochi giorni fa. Quindi è una cosa da tenere d'occhio. E quello che volevo dirvi è che vedere non è guardare, ma noi in realtà vediamo attraverso il nostro cervello e facciamo sempre un Photoshop di tutto questo, ve l'ho già accennato. Qui ho messo qualche illusione ottica per farvi vedere il Photoshop che fa il vostro cervello. Il vostro cervello vi fa vedere due triangoli alla vostra sinistra, vi fa vedere una giovane e una vecchia, o l'uno o l'altra cosa, non potete vedere tutte e due le cose insieme, il cervello si riconfigura ogni volta e questo vi dà la prova del vostro Photoshop. Qui avete o Einstein o Marilyn Monroe, a seconda che siete più o meno fortunati, cioè più o meno vicini, e qui invece avete, quante dita ha questa signorina? C'è qualcosa che non va in questa signorina, ha 6 dita. Però il vostro cervello elabora l'immagine e ne fa vedere 5. E qui sono, qui non lo so, uomini e donne forse vedono cose diverse. E qui invece la riconversione del nostro cervello, la riconfigurazione è graduale in questo magnifico Escher dai pesci alle anatre in volo. E questo è l'effetto. È tardi? No. L'effetto Stroop non posso farvelo vedere, però è quello che vi fa capire come il vostro cervello stia elaborando le immagini. Provate a dire giallo guardandolo scritto in verde, provate a dire blu guardandolo scritto in rosso, ci mettete un attimo in più, perché il vostro cervello sta analizzando in modo separato il colore e l'informazione scritta. L'informazione scritta l'analizzate col cervello sinistro, il colore l'apprezzate col cervello destro. E mettere in contatto i due emisferi simultaneamente non è facile. E quindi concludiamo. La Terra è un problema che causa gravi problemi cognitivi. Non ce ne siamo mai resi conto, forse prima di oggi pomeriggio, spero che sia così, ma la Terra ci appare piatta e ferma, invece la Terra è tonda e ruota. Il Sole sorge a est e tramonta a ovest, in realtà si sposta in direzione opposta e ogni giorno cambia il punto dell'orizzonte da cui il Sole nasce e tramonta. Ma è davvero così? No, è il moto di rivoluzione della Terra intorno al Sole. Quindi, insomma, c'è un movimento della Terra che è poco evidente e che poi anche le ombre ci insegnano che la Terra è rotonda, però bisogna saperci ragionare sopra, capire che quella è l'ombra della Terra. E qui arriverei alla conclusione. Questa è una scritta che avevo messo Casati, il filosofo Casati, all'inizio, che ha scritto quel bellissimo libro che è Dov'è il sole di notte.
Bene, lui in una delle pagine del suo libro dice che ogni mappamondo che viene venduto nelle cartolerie simile a questo dovrebbe avere una scritta che dice: nuoce gravemente all'educazione se esposto al sole, usare solo all'interno. Perché? Perché questo oggetto esposto al sole non rappresenta affatto la situazione reale, perché ripresenta la Terra inclinata di 23 gradi e mezzo, ed è così, l'asse di rotazione rispetto all'orbita è inclinato di 23 gradi e mezzo, ma noi ci troviamo in questo caso particolare di Foligno alla latitudine, credo, di 43 gradi nord, a occhio e croce, no? E quindi le cose si confondono parecchio. Noi in realtà dovremmo usare questo mappamondo seguendo un movimento politico di grande importanza, che è il movimento per la liberazione dei mappamondi dei loro supporti liberi, rigidi. Questo movimento internazionale per la liberazione dei mappamondi dei loro supporti rigidi vi chiede di mettere il mappamondo, toglierlo dal suo supporto e poi appoggiarlo in modo che il luogo in cui voi vi trovate sia messo al culmine, come se fosse il polo nord del mappamondo. E voi siete lì, noi viviamo come se fossimo in quella posizione lì, perché l'attrazione della Terra, la gravità, ci fa sentire perpendicolari al terreno del punto dove ci troviamo della Terra. Noi siamo attratti teoricamente dal centro della Terra, verso il centro della Terra. E quindi noi in realtà viviamo come se fossimo sulla cima della Terra, avessimo tutto il resto della Terra sotto i nostri piedi. Anche 7 miliardi e mezzo di abitanti, e qui viene fuori la lezione politica di tutto questo, non sono sotto di noi, sono come noi, magari arrivano con le barche, ma sono come noi, e nel loro posto, loro hanno la sensazione di avere tutta la terra sotto i loro piedi, e noi siamo magari sotto i loro piedi, dal loro punto di vista. Allora questa ginnastica mentale del cambiare punto di vista è una ginnastica che si può fare partendo dall'astronomia. E allora vi invito a seguire le istruzioni del Movimento Internazionale per la Liberazione dei Mappamondi e dei loro supporti rigidi, che non so quanti voti potrebbe prendere alle elezioni, perché è troppo complicato il nome di questo movimento politico, ma vi porterebbe a costruire un globo local, cioè un globo che rappresenta la vostra vera posizione nel pianeta. E questo, secondo me, raddrizzerebbe molte delle nostre visioni. La geografia astronomica è una scuola di democrazia. Alcune conoscenze scientifiche sono delle precondizioni della buona politica. Se uno avesse certe nozioni di geografia astronomica, difficilmente predicherebbe cose che un partito in Italia predica a viso aperto. Difficilmente. Basterebbe andare un poco a scuola. Perché è importante avere nozioni non solo di geografia astronomica, ma in generale di scienza? Perché rappresentano un sapere condiviso, un sapere sul quale ci si può incontrare destra, sinistra, centro, tutti insieme, perché quello è davvero condiviso, nel senso che gli esperimenti danno lo stesso risultato alla Meloni, a Salvini, a, come si chiama, a Renzi, credo anche ai 5 Stelle. Questo però forse deve votare la rete, non lo so. Però tendenzialmente è così, hanno anche la mia simpatia, guardate che io scherzo, ma scherzo con tutti. Bene, questo sapere condiviso è probabilmente la base della civile convivenza. Il sapere condiviso è quello della scienza, è il convenire precariamente su alcune verificabilità, non verità, verificabilità scientifiche. La scienza non predica delle verità, non ha nulla da predicare. Fa delle verifiche e temporaneamente quelle verifiche sono condivise, e se sono condivise però sono un terreno comune, una precondizione politica sulla quale tutti ci si può incontrare per discutere poi di idee diverse, di valutazioni diverse, perché meno male che ci sono, intendiamoci. Questa idea di rovesciare il punto di vista, di capovolgerlo, non è poi così recente. Keplero l'ha fatto. Se voi leggete il Somnium di Keplero, che è un libro che lui ha cominciato a scrivere come tesi di laurea e che è stato pubblicato 2 o 3 anni dopo la sua morte, quindi ha occupato 40 anni della sua vita, questo Somnium, tra l'altro ha portato alle soglie del rogo sua madre e poi lui ha dovuto difenderla in tribunale dall'accusa di stregoneria. Il Somnium di Keplero è il rovesciamento del punto di vista, cioè lui guarda la Terra dalla Luna. La Luna la chiama Levania e dalla Luna i seleniti guardano la Terra. I seleniti però lui li chiama privolviani e subvolviani, perché
Alcuni sono rivolti verso la Terra, i subvolviania, altri invece non vedono mai la Terra, sono privati della vista della Terra. La Terra la chiama la volva. Attenzione qui, perché basterebbe un piccolo errore di stampa e non ci capiamo più. La volva e la Terra. Ma perché la volva? Perché volve, perché gira, perché ruota su se stessa. E dalla Luna questo è evidente. Un selenita non avrebbe mai l'illusione della terraferma che abbiamo noi. Noi abbiamo dovuto lavorare tanto per capire che la Terra è rotonda e volve, si gira intorno a un asse. E lui fa uno sforzo meraviglioso nel Somnium per capire come appare l'universo visto dalla Luna. È profondamente diverso nei suoi movimenti, quelli visibili a occhio nudo, da quello che noi vediamo sulla Terra, e fa uno sforzo tale che in una nota del Somnium dice: mi preoccupo di correggere continuamente le mie affermazioni per evitare che qualche testimone oculare di questi fenomeni venga giù dalla Luna a smentirmi. Io lo trovo meraviglioso, cioè questa è la vera fantascienza, la nascita della fantascienza. E chiudo davvero. Questo signore è Bungwister Fuller, è un architetto, ha inventato la cupola geodetica. Qui vedete un francobollo che gli è stato dedicato, in cui la sua testa è a forma di cupola geodetica. La cupola geodetica è fatta mettendo vicini tanti triangoli. La cosa curiosa è che il regge calculus, che permette di riscrivere tutta la relatività generale, immaginando la curvatura dello spazio-tempo come fatta di tanti triangolini piccolissimi, questo è il famoso regge calculus che ha rilanciato la relatività generale negli anni 60 ed è alla base di tutte le teorie quantizzate della gravità, compresa la teoria delle stringhe. Per questo vi invito a visitare la mostra di Torino, l'infinita curiosità, che ha come guida Tullio Regge. Ecco, questo modo di quantizzare lo spazio, che ritroviamo appunto nel regge calculus, per lui, che era un architetto, era un modo di costruire cupole. E a un certo punto una molecola, il fullerene, è stato battezzato in base alle cupole inventate da Bungwister Fuller. Il fullerene è questa molecola di 60 atomi di carbonio, in cui gli atomi di carbonio sono disposti in modo da formare una specie di pallone da calcio piccolissimo, con le dimensioni di un nanometro, un miliardesimo di metro, è formato da atomi di carbonio disposti in modo da avere 20 esagoni e 12 pentagoni. E Croto, e non solo lui, Smalley e Carla hanno avuto il premio Nobel per questo, e questo è Fuller. E vi lascio con questa battuta di Fuller, che è legata proprio a tutto il discorso che vi ho fatto. Avrei potuto partire di qui, ma ho preferito arrivarci. Sono convinto che la gente si comporta male perché ha l'impressione che la Terra sia piatta, perché una Terra piatta può avere confini, può avere popoli che si fanno la guerra. Una Terra rotonda non dovrebbe averli, perché noi sappiamo che sulla Terra ci si ritrova tutti, basta fare il giro. Sulla Terra piatta invece si va in direzioni opposte. E questo è, secondo me, uno degli insegnamenti che possono venire fuori dall'astronomia elementare, non da quella sofisticata dei buchi neri. Grazie. Sì, infatti arriviamo alla parte delle domande. Luciano Ragno, buongiorno. Microfono forse. Saluto al mio amico Bianucci, benvenuto nella mia città, che sono in questa città, vorrei dire che pensiamo una volta l'altro la lancia il lavoro di quel giornalista. Bianucci, io, Zaccio, abbiamo visto, raccontato sui nostri giornali prima stampa. Io penso che tutto quello che è successo nel mondo della scienza negli ultimi 40-50 anni, in giro per il mondo, l'abbiamo raccontato con testimoni. Arrivava la notizia, partivamo per le nostre città, per il Torino, per la Roma, e andavamo a vedere, poi a raccontare. Abbiamo raccontato le grandi scoperte della medicina.
spazi, abbiamo raccontato tutto in un momento in cui il mondo del giornalismo quasi si dimentica di raccontare, però siamo stati testimoni di tempo. Io vorrei porti una domanda, io qui domani con una parte, tanto scienza, parlo di tutto. L'italiano su due crede a quello che vede, grande esperta, ormai ognuno di noi ha il grilletto sul computer che spara quello che spara, facendo gli altri partiti. La domanda è questa, tu hai chiuso con la terra piatta, ma perché? L'anno di grazia 2018, ancora gente che ci vede, pensa che tutti i mesi a Fellini c'è un'associazione, tutti i mesi che i ristoranti pagano le quote, tutti i mesi, sono a cena per parlare della televisione e hanno ospitalità. Il 3 dicembre dello scorso anno, nel mezzo, mezz'ora